Io sono Margot Gomis e ho 19 anni e mi chiedo per quale motivo sia qui oggi. Forse ve lo state chiedendo anche voi. Come detto, sono una ragazza di 19 anni ed è vero che da quando Greta Thunberg ha fatto parlare di sé a tutto il mondo, va un po' di moda dare la parola a noi giovani sui temi del cambiamento climatico. E poter avere la parola in un paese in cui c'è data molto raramente è molto importante, ma lo è ancora di più poter parlare e affrontare queste tematiche insieme. Oggi vi racconto come lo faccio io e per questo dovete conoscere come è nato il mio interesse e la mia passione per la natura. Tutto è nato attraverso il dono della vista. Io sono cresciuta con entrambi i genitori non vedenti e questo ha condizionato molto la mia infanzia. Quando ero piccola, mia madre mi chiedeva di descrivergli i paesaggi durante le nostre passeggiate in montagna o i nostri viaggi in treno, che erano molto frequenti perché io abitavo in Francia e spesso facevamo la tratta Chambéry-Milano. Quindi avevo la possibilità di notare come il paesaggio cambiasse tra una stagione e l'altra. Il mese che mi colpiva di più era maggio, perché era possibile vedere infinite sfumature di verde, pochi alberi con ancora i fiori e le montagne ancora bianche. Ogni volta volevo che per mia mamma le descrizioni fossero sempre più precise, quindi facevo regalare vari libri per bambini sulle piante, degli animali, e quindi è così che è nato il mio amore per la natura. Col tempo, crescendo, ho sentito parlare di riscaldamento globale, cambiamento climatico, ma non pensavo fossero problemi che mi riguardassero. Pensavo fossero problemi che dovessero gestire gli adulti e non noi ragazzi. Nonostante ciò, io facevo la mia raccolta differenziata, sgridavo i miei compagni quando non le facevano, cercavo di non sprecare acqua, mangiare carne che fosse allevata in un certo modo, ma non ho mai cercato di impegnarmi per affrontare questo problema concretamente. Perché proprio come ho detto, pensavo che non fosse un mio dovere. Tutto è cambiato quando il mio professore di scienze mi ha iscritto a un progetto B Corp School. Il mio insegnante mi ha spiegato che questi progetti, creati apposta per le scuole, permettono a noi studenti di entrare in contatto con il mondo della sostenibilità, cercando di creare delle start-up che partono da una problematica ambientale. Eravamo divisi in 10 gruppi e il mio doveva occuparsi dell'inquinamento nell'ambito della mobilità personale. Quando si tratta di mettersi in gioco, io non sono per niente timida, quindi appena arrivata mi sono messa a fare ricerca, a lavorare. Quindi i miei compagni di gruppo mi hanno scelto subito come speaker e il mio compito perciò era quello di esporre la problematica e come pensavamo di affrontarla. Il mio team realizzò Renteco, un sito che permetteva di noleggiare ai viaggiatori noleggiare veicoli sostenibili e attraverso un'applicazione, sistema di geolocalizzazione, finita l'esperienza col mezzo, di vedere quanta CO2 e altri gas serra hanno evitato di emettere rispetto a un veicolo tradizionale. Quindi lo scopo di questa startup era quello di far nascere nel cliente quasi una coscienza ecologica, di fargli capire quanto era importante e quanto era determinante l'inquinamento nell'ambito della mobilità personale. Nonostante la mia startup non abbia vinto, ho avuto la possibilità di conoscere e approfondire i miei rapporti con gli organizzatori di questo evento e soprattutto di realizzare che avevo le capacità di impegnarmi concretamente in questa lotta contro l'inquinamento. In seguito sono stata invitata ad altri eventi B Corp School e B Corp, i quali hanno il compito e vogliono far capire alle persone che oltre al profitto è molto importante creare un'atmosfera positiva per i lavoratori e rispettare l'ambiente che ci circonda. Al momento di preparare il discorso non sapevo che cosa dire, data la mia giovane età e la mia ignoranza su alcuni temi ambientali. Poi ho capito che potevo donare la mia esperienza, quindi quello che avevo realizzato nel momento in cui sono passata da una vita passiva ad una attiva e di impegno.
Quindi il messaggio che ho voluto lasciare e che voglio lasciare oggi è che noi giovani possiamo e dobbiamo essere parte di questo cambiamento. Ma non solo attraverso proteste che servono solo per sensibilizzare le persone, ma anche attraverso azioni concrete, cambiando le nostre abitudini, essendo da esempio per i nostri genitori e le persone che ci circondano, organizzando eventi con le scuole, le quali rappresentano la base delle educazioni, quindi da lì iniziare a insegnare che cos'è la sostenibilità e come rispettare l'ambiente che ci circonda. Noi giovani siamo creativi, abbiamo le capacità, non abbiamo paura della novità e del diverso, ma proprio perché, dato che stiamo ancora crescendo, ci abituiamo più facilmente a un cambiamento. E questo è dimostrato dal fatto che noi giovani siamo i protagonisti di molte lotte, non solo contro l'inquinamento, ma anche contro le discriminazioni razziali, di genere e di orientamento sessuale. Qua si tratta del nostro futuro e di come vogliamo che sia. L'essere umano ha fatto di tutto per migliorare la sua qualità di vita, costruendo case, inventando macchinari e circondandosi di tutti i comfort possibili. Ma io non sono qui per giudicare questo oggi. E ovviamente mi riferisco alle persone che tutti i giorni non affrontano problematiche come la fame e la povertà. Questo progresso è stato possibile grazie alle rivoluzioni scientifiche, industriali, tecnologiche, che però non hanno tenuto conto dell'impatto che avrebbe avuto questo cambiamento irresponsabile sull'ambiente. Quindi il progresso fino a se stesso non è positivo. Il progresso deve portare l'uomo a vivere in armonia con la natura che lo circonda. Perciò tocca a noi giovani e adulti tutti insieme far sì che ci sia una nuova rivoluzione scientifica, una nuova rivoluzione industriale che sono orientate verso la sostenibilità. Io sono una studentessa di scienze ambientali presso l'Università La Sapienza a Roma e ho deciso di intraprendere questo percorso formativo perché voglio essere concretamente parte di questa rivoluzione. Per finire, tocca a noi, giovani, adulti, e noi che rappresentiamo e supportiamo questo cambiamento, di far capire alle persone che di tutte le generazioni che vale la pena cambiare vita. E con ciò intendo basta al consumismo, all'egoismo, alla mancanza di rispetto per noi, per gli altri e per il pianeta in cui viviamo. Noi dobbiamo essere energia pura per la Terra. Dobbiamo ricordare che l'essere umano è sempre stato e sempre sarà parte della natura, che la sua casa è il pianeta in cui vive e che la sua famiglia sono gli altri esseri viventi. Io sono Margot Gomis, ho 19 anni e sono qui perché rappresento il futuro di questo pianeta e perciò ho il diritto e il dovere di difenderlo. Grazie.